La maturità volge al termine. Questa settimana in tutte le scuole d'Italia sono cominciati gli esami orali, l'ultima fatica per i circa 500.000 maturandi del 2013. La prova orale riguarda tutte le discipline e ruota generalmente attorno a una tesina preparata su un argomento a scelta dello studente. Consente di ottenere un punteggio massimo di 30 punti che, sommati a quelli delle prove scritte e ai crediti scolastici ottenuti nel corso del triennio, permettono di giungere al voto finale. La durata media è di 40 minuti. Io ho fatto un percorso sul tempo e sulla memoria, con riferimenti a vari filosofi, letteratura latina ad esempio portavo Seneca e Agostino, in greco Polibio. Il mio tema era l'alienazione. Ho portato una tesina sugli stati d'animo e ho fatto un PowerPoint, ho legato filosofi, autori e altro. Ti avevano sconsigliato di fare, come dire, sì, un percorso multimediale perché? Non lo so, forse i professori erano vecchi. Mi hanno detto di farlo cartaceo perché magari era più semplice per loro, non so. Settembre provo ad entrare nell'università di architettura a Venezia. Dopo università, sì, non so, devo scegliere tra lettere classiche, filosofia o giurisprudenza, devo decidere. All'università. Penso scienze della formazione o psicologia. L'importante è essermi liberata di questo peso, non mi interessa, cioè di aver finito inizia l'estate. Sembrano meno di 90, incendio la scuola. Buone vacanze. Buone vacanze anche a voi. Ciao. Ciao. Il più duro è fatto, non resta che tutta la vita, il lavoro, l'università da scegliere, ma prima il mare.